Bene, affrontiamo questo esercizio che è una variante rispetto a quello visto nell'ultimo video, perché abbiamo una struttura del tutto simile, dove però qui c'è una cerniera in più. Quindi abbiamo una struttura che, se vogliamo, è formata da due tronchi, questo primo tronco e questo secondo tronco a forma di croce. Potremmo dire che abbiamo un numero complessivo dei gradi di libertà del sistema pari a 3 per tronco, quindi 3 per 2 è 6. Il numero dei vincoli semplici, e lo abbiamo 3, 5, 8, 9. Quindi una struttura 3 volte iperstatica. E allora ci proponiamo di risolvere questa struttura e fondamentalmente vogliamo tracciare il diagramma del momento. Possiamo procedere in questo modo. E allora consideriamo il tratto CH che è sottoposto a questo momento M nell'estremità punto H. Potremmo dire che lungo questo tratto il diagramma del momento si può già tracciare a un andamento costante fino al punto C. E allora potremmo considerare il nodo C, possiamo disegnarlo in questo modo, come sottoposto all'azione di un momento esterno, che è il momento M. Questo è il nodo C, che abbiamo il punto A, il punto E e il punto D. Bene, e allora possiamo proporci di calcolare come questo momento M si ripartisce su queste tre aste. Come si ripartisce? Quindi abbiamo bisogno dei coefficienti di ripartizione che abbiamo visto nei video precedenti. I coefficienti di ripartizione sono dati da questa formuletta. Tau con i è uguale al rapporto tra V con i, dove con V con i si intende la rigidezza flessionale relativa all'estremità delle varie aste che concorrono nel nodo C, sommatoria delle V con i è la somma di tutte queste rigidezze e quindi la rigidezza globale. Noi possiamo applicare una cerniera nel punto C, nel nodo C, e quindi ristabiliamo l'unione tra le aste inserendo questi momenti che possiamo chiamare M con CA, riferendoci a tutto questo tratto, M con CD ed M con CE. Quindi nel momento in cui inseriamo questa cerniera, ristabiliamo la unità del nodo inserendo le azioni che su ciascuna asta esercitano le altre aste e consideriamo le azioni di natura flessionale, i momenti. Naturalmente deve verificarsi questa relazione. La somma di questi tre momenti agenti sulle estremità delle aste, MCA più MCD più MCE, deve essere uguale proprio al momento M. E allora possiamo tracciare questa tabella. Quindi consideriamo le aste CA, CD e CE. Questi momenti agiscono nei punti di estremità di ciascuna di queste tre aste, dove però l'asta CA è in realtà formata da due elementi, da due tronchi, ma che possiamo considerare come un tronco unico. Ebbene, è possibile calcolare le rigidezze relative a ciascuna asta V con CI. Intendiamo la rigidezza VCA, VCD e VCE, utilizzando queste tabelle che abbiamo già visto in altri video. Cominciamo dall'asta CA, è un'asta incastrata con una cerniera intermedia e qui abbiamo un'altra cerniera, quindi un vincolo che consente la rotazione. In questa tabella abbiamo l'asta incastrata con la cerniera e un'altra cerniera qui che potrebbe anche essere un carrello, comunque un vincolo che consente la rotazione. Sottoposto a momento M in questa estremità, ebbene la rigidezza di quest'asta nel punto C è uguale a questo termine, 3 volte I su 2 volte L. Quindi possiamo scrivere 3 volte I su 2 volte L. La lunghezza complessiva di quest'asta è proprio 2 volte L, L più L. Asta CD è assimilabile a un'asta incernierata, anche se qui abbiamo un carrello, che è comunque un vincolo che consente la rotazione. E siccome quest'asta è caricata solo con un momento all'estremità, non cambia nulla se qui abbiamo un carrello o una cerniera.
E allora, asta incennerata, sottoposta a questo momento M in un'estremità, la rigidezza in questa estremità è data da questa formuletta. 3 volte I su L. E quindi possiamo scrivere direttamente 3 volte I su L. Infine, asta incennerata e incastrata. È questo schema. La rigidezza nell'estremo in cui agisce il momento M è questa, 4 volte I su L. Bene, possiamo allora calcolare la rigidezza globale, sommatoria di V con I, sommando queste rigidezze parziali, relative a ciascuna asta. Quindi, 3 volte I su 2 volte L più 3 volte I su L più 4 volte I sempre su L. E allora, minimo comune multiplo, 2 volte L. Quindi possiamo scrivere 3 volte I più 6 volte I più 8 volte I. E quindi abbiamo questo valore finale, 17 volte I su 2 volte L, che è appunto la rigidezza globale sommatoria di V con I. E allora, questo è il valore complessivo per quanto riguarda la rigidezza globale sommatoria di V con I. Possiamo allora procedere al calcolo dei vari coefficienti di ripartizione relativi alle aste CA, CD e CE, utilizzando questa formuletta. Cominciamo dall'asta CA, tau con CA. Allora, questo coefficiente è dato dal rapporto tra V con CA, la rigidezza relativa al tronco CA, che è questa, 3 volte I su 2 volte L, e la rigidezza globale, che è questa, 17 volte I su 2 volte L. Effettuiamo i calcoli. Possiamo effettuare un po' di semplificazioni e abbiamo questo valore, 3 diciassettesimi. Coefficiente di ripartizione relativo all'asta CD. Rapporto tra la rigidezza relativa a quest'asta, quindi 3 volte I su L, e la rigidezza globale. Effettuiamo i calcoli. Questo è il valore del coefficiente di ripartizione tau CD. Asta CE. Il coefficiente di ripartizione CE è dato da questa formuletta. La rigidezza relativa al tratto CE, quindi 4 volte I su L, fratto la rigidezza globale, 17 volte I su 2 volte L. Effettuiamo i calcoli. E quindi facciamo delle semplificazioni. Abbiamo 8 diciassettesimi. Ora, se i calcoli sono corretti, sommando questi coefficienti di ripartizione dovremmo avere 1. E infatti 6 e 3, 9 più 8, 17, fratto 17 è 1. Quindi i calcoli sono corretti. E quindi riportiamo in questa colonna i coefficienti di ripartizione. 3 diciassettesimi per quanto riguarda l'asta CA, 6 diciassettesimi asta CD e 8 diciassettesimi. Allora possiamo calcolare i valori di momenti agenti sulle estremità di ciascuna asta MCI. Il momento MCA è uguale al momento M per questo coefficiente, quindi 3 diciassettesimi di M. Il momento MCD sarà uguale a questo coefficiente, 6 diciassettesimi, ancora per M, e il momento MCE sarà uguale evidentemente a 8 diciassettesimi per M. Evidentemente, sommando questi valori dei momenti MCA, MCD ed MCE, la somma dei coefficienti dà 1 e quindi avremo che la somma di questi momenti è proprio M.
Ma per tracciare il diagramma del momento non ci basta conoscere i valori dei momenti agenti sulle estremità di queste aste, convergenti in questo nodo, ma anche delle estremità opposte alle aste. E quindi entrano in gioco i coefficienti di trasporto. Gamma CI. E allora, quali sono i coefficienti di trasporto? Per l'asta CA, incastrata, incenerata, incenerata, il coefficiente di trasporto è meno 1. Quindi scriviamo meno 1. Per l'asta CD, cernera e cernera, in realtà qui abbiamo un carrello, ma in realtà questa asta può essere assimilata a un'asta incenerata, incenerata, se è caricata ovviamente solo con un momento all'estremità. Il coefficiente di trasporto è 0. Asta CE, questa asta qui, il coefficiente di trasporto, quindi incastro di cerniera, è meno mezzo. E quindi possiamo scrivere i vari valori dei momenti. MA C, in questo punto, è uguale a meno 1 per questo valore del momento, quindi meno 3 diciassettesimi di M. Nel punto D, il momento MDC sarà uguale a 0, per questo valore 0. MEC, il coefficiente di trasporto è meno mezzo, che è moltiplicato per questo valore da meno, e qui dobbiamo fare questo calcolo, 8 diciassettesimi per meno un mezzo, quindi. Quindi questo è il valore del momento del punto E. E allora, se vogliamo tracciare questo diagramma dei momenti, per quanto riguarda il tratto CH, il momento l'abbiamo già tracciato, è questo. Ha un valore costante, vale proprio m. Nel tratto CA, il momento in CA è 3 diciassettesimi di m. Quindi un valore abbastanza basso. Questo momento nell'estremo C, appartenente all'asta CA, ruota in senso orario, quindi tende alle fibre superiori, l'ordinata va segnata qui. Questo è un punto di nullo. In questo punto il momento vale sempre 3 diciassettesimi, ma ha cambiato di segno, infatti lo abbiamo disegnato dalla parte opposta rispetto alla fondamentale. Il tratto CD. Nel punto C, appartenente all'asta CD, il momento è 6 diciassettesimi, quindi è il doppio di questo valore qui. Il momento è chiuso in senso orario, quindi tende alle fibre inferiori. Va segnato qui. Questo è un punto di nullo, il diagramma fa così. Tratto CE. Nel punto C, appartenente al tratto CE, il momento vale 8 diciassettesimi, quindi un valore, se vogliamo, superiore a questo. Il momento qui è orario, tende alle fibre di sinistra, possiamo segnare qui l'ordinata. Qui invece abbiamo un momento che vale meno 4 diciassettesimi, quindi la metà di questo valore, quindi siamo dalla parte opposta perché il segno è negativo. Più o meno potremmo dire che il diagramma fa così. Beh, è evidente che questo. Se vogliamo mantenere una certa scala in questo diagramma del momento, potremmo dire che il momento M ha un valore molto più alto. L'ordinata ha un valore molto più alto, quindi più o meno potremmo disegnarlo così. Quindi abbiamo disegnato il diagramma del momento che ci proponevamo di disegnare. Poi, con opportune considerazioni sui singoli tratti di trave, conoscendo i valori dei momenti agenti sui punti di estremità di queste travi, possiamo poi risalire anche alle forze tagliate e quindi disegnare il diagramma del taglio. Ma per ora ci fermiamo qui. Buon lavoro!